Allora, adesso introduciamo qualche piccola nozione in più, piccola, e poi cerchiamo di farlo di rigolo. Allora, supponiamo di avere uno spazio vettoriale U, spazio vettoriale su un campo K. Quindi la situazione generica che abbiamo detto potrebbe essere Rn, uno spazio di funzioni, uno spazio di matrici, altre cose. Però sappiamo che è uno spazio vettoriale, cioè che soddisfa quelle nuove proprietà che abbiamo studiato. Allora prendiamo W, un sottoinsieme di V. Questo si dice a sua volta, si dice sottospazio vettoriale di V, abbreviato SSV. SV spazio vettoriale, SSV sotto spazio vettoriale. Se solo se per definizione W con la stessa somma, con la stessa moltiplicazione per uno scalare, diciamo, è a sua volta spazio vettoriale su K. Questo però non dice niente, dice come si fa praticamente a controllare se W è un sottospazio vettoriale, cioè se un sottoinsieme è sottospazio vettoriale oppure no. In realtà, osservazione, W è sottospazio vettoriale di V se e solo se, e questa non è una definizione ma una verifica che va fatta, è W1 appartenente a W, W2 appartenente a W, lambda appartenente a K implicano che W1 più W2 sta in W, lambda W1 appartiene a W. Cioè, qual è la cosa da controllare? Se ci fate caso, le proprietà della somma e del prodotto per uno scalare, se valevano in V, valgono pure in W, cioè la somma è sempre la stessa. Quindi non è di tutte quelle proprietà, molte sono gratis, c'erano prima e ci rimangono pure dopo. L'unica cosa non banale da controllare è che queste due operazioni, il codominio di queste due operazioni, cioè nello spazio vettoriale, quando tu facevi la somma di due vettori, non dovevi uscire dallo spazio. E se vuoi che il sottoinsieme sia un sottospazio, quando fai la somma non devi uscire dal sottospazio. Allo stesso modo, quando prendi un vettore nel sottospazio e lo moltiplichi per lambda, non devi uscire dal sottospazio. Ok? Allora, vediamo un po' se avete capito. Quali sono i sottospazi vettoriali di R2? R2 è il piano cartesiano. Geometricamente, secondo voi? Supponiamo che io ci metta un vettore nel sottospazio. Che ci deve stare? Se andate a vedere, a controllare la seconda che dovete controllare, che ci deve, se ci metto W, ci deve stare pure lambda W per ogni lambda. Che vuol dire? Ci deve stare tutta la retta. Perché? Perché lambda W sono tutti i multipli di W, abbiamo visto i multipli di un vettore non nullo, sono tutta una retta. Se W non è nullo. Invece se W è nullo, i multipli erano comunque i vettori.
Allora, quindi quali sono i sottospazi vettoriali di R2? No. Tutte le rette passanti per l'origine. Se ci fate caso, questi sono alcuni sottospazi, non tutti. Poi oltre a questi chi ci sta? Il vettore nullo. Perché se parto dal vettore nullo, allora, se prendo come sottospazio solo il vettore nullo, è un sottospazio? Sì. Vettore nullo più vettore nullo fa vettore nullo. Vettore nullo per l'altro fa sempre vettore nullo, non esiste. Se prendo una retta passante per l'origine e prendo i vettori là sopra, la somma di due vettori su una retta sarà sempre sulla stessa retta. Se moltiplico per lambda non esco dalla retta, ma ci vuole passante per l'origine, perché? Perché qualunque sia il vettore W, se moltiplico per 0 ci sta il vettore nullo, quindi la retta deve passare per l'origine. Quindi abbiamo quasi finito. I sottospazi di R2 sono il vettore nullo, le rette passanti per l'origine e ce ne manca uno. Tutte R2. Tutte R2 è uno spazio, no? E quindi è sotto spazio di se stesso. Ovviamente il vettore nullo e tutte R2 sono sottospazi banali in qualche modo. Cosa li distingue questi sottospazi? Supponiamo che esista un concetto che preciseremo che si chiama dimensione. Il vettore nullo che dimensione ha secondo voi? Zero. Che non ci vuole niente per generarlo. Le rette passanti, una retta passante per l'origine che dimensione ha? Uno, perché? Perché uno? Quanti vettori ci vogliono per generare una retta passata per l'origine? Uno. R2? Due. Perché quanti vettori ci vogliono per generare R2? Almeno due. Almeno due, cioè io R2 la posso generare pure con tre vettori. Pure con 4, pure con 5, pure con 6. Ma ce ne vogliono sempre almeno due. Avevamo visto che uno non ci bastava, perché uno genera una retta, non ci arriva a fare tutte le due. Una retta ci vuole almeno un vettore, poi se usi sette vettori, sta tutto sulla stessa retta, sembra la retta piena. Quindi almeno uno. Vettore non uno. Sempre. Però, diciamo nello spazio che contiene il solo vettore nullo, quanti vettori indipendenti trovi? Certo. Il vettore nullo è dipendente. Il vettore nullo, pur essendo uno solo, è dipendente. Perché? Uno per il vettore nullo fa il vettore nullo. È una combinazione lineare con il vettore nullo con i coefficienti non tutti. Quindi anche una combinazione lineare con un solo vettore può essere dipendente se anche un solo vettore può essere dipendente quando è il vettore nullo. In una retta quanti vettori indipendenti puoi trovare? Quanti vettori? Per esempio sulla retta che contiene il vettore 1, 1 1, 1, è indipendente? Sì, che non è. E gli altri vettori sono? Multipli, cioè sono dipendenti. Quindi quanti vettori al massimo trovare indipendenti? 1. Su R2 quanti vettori indipendenti puoi trovare? 2, perché abbiamo visto prima con due vettori ci facevano tutte R2 se erano indipendenti. Quindi il terzo non ci sta. Al minimo 2 o al massimo 2? Al massimo 2, cioè se parliamo di vettori indipendenti, vettore nullo al massimo 0,
una retta al massimo 1, R2 al massimo 2. Se parliamo di quanti ce ne vogliono per generarlo, vettore nullo al minimo 0, le rette al minimo 1, il piano al minimo 2, almeno 2. È chiaro questo riepilogo? Ok. Adesso possiamo andare avanti e precisare meglio. Definizione su sia V uno spazio vettoriale sempre sul campo K. V1 VH si dice sistema di generatori di V se e solo se, per definizione, per ogni V appartenente a V esistono lambda 1, lambda H appartenenti a K, tali che V sia uguale a somma e J che va da 1 ad H di lambda J, UJ. Oh, io questa cosa non l'ho mai scritta per esteso, la scrivo una volta per esteso, è lambda 1 V1 più lambda 2 V2 più Q di Q di più lambda H. Quindi che cos'è un sistema di generatori? Sono dei vettori, sono dei vettori tali che quando andiamo a fare le combinazioni lineari, con queste, con le loro combinazioni lineari ci posso generare appunto tutti gli elementi di le loro combinazioni lineari mi danno tutto un grande. Allora, per capirci, se io prendevo quei vettori di prima, 1, 1, mettiamo 3, 7 in R2, sono un sistema di generatori? Sì, ci bastava. Abbiamo visto che se due vettori erano indipendenti riusciva a generare tutte le due. Ok. Quindi, ricapitolando, per generare un sistema di generatori del vettore nullo, quanti generatori deve contenere? Almeno 0. Un sistema di generatori di una retta, quanti vettori deve contenere? Almeno 1. Ne può contenere anche 7. Se stanno tutti sulla retta, genereranno sempre la retta. Quindi là non c'è scritto che i generatori devono essere indipendenti. Chiaro? Un sistema di generatori di R2 deve avere almeno 2. Invece, abbiamo detto, in R2 trovo al massimo due vettori indipendenti, sulla retta trovo al massimo un vettore indipendente, nel vettore, nello spazio nullo non trovo manco un vettore indipendente, al massimo 0. Chiaro? Ok. Quindi, secondo voi, se esistesse un concetto di dimensione, esisterà, supponiamo intuitivamente, se io so che in uno spazio ci sta un sistema di generatori di 15 vettori,
che è un sistema di generatori. Cosa potrò dire sulla dimensione di quello spazio? Intuitivamente. Se ci stanno 15 vettori che fanno un sistema di generatori. No, chi l'ha detto? No, allora, in italiano c'è una cosa che si chiama comprensione verbale. Dovete capire la domanda prima di dare articolare una risposta. La domanda era: io sono in uno spazio vettoriale, so che in quello spazio c'è un sistema di 15 vettori che generano tutto lo spazio. Ora, intuitivamente, la dimensione di quello spazio rispetto a 15 com'è? È uguale, più grande o più piccolo? Questo è uguale, minore o uguale? Minore o uguale, perché se ci bastano 15 per generarlo, io non lo so se sono tutti utili, magari ce la posso fare con 10. O no? Intuitivamente questo concetto verrà precisato, la dimensione non dovrà superare 15, quindi un sistema di generatori ci dà un limite dall'alto sulla dimensione. Viceversa, se in uno spazio trovo 9 vettori indipendenti, cosa potrò dire sulla dimensione di quello spazio? 9. Sono 9 dimensioni. 9 dimensioni. Eh? 9 dimensioni. No, almeno no. Almeno no. Io in R15 ne potrò trovare 9 indipendenti. Allora ce ne stanno 15, ce ne stanno pure 9. È chiaro o no? Quindi se io trovo una parte libera, il numero di vettori di una parte libera mi dice che la dimensione dovrà essere almeno quel numero. Conseguentemente, secondo voi, in uno spazio posso trovare un sistema di 7 generatori e una parte libera di 9 vettori? Perché no? Perché la parte libera... Se la dimensione è meno uguale di 7, non può essere maggiore uguale di 9, no? Perché se io ce l'ho fatta con 7, questa è evidente, se ce l'ho fatta con 7, di quei 9, no? In qualche modo 7 sono magari utili, ma 2 no. Quando arrivo all'ottavo dovrà essere dipendente dagli altri. Questo non è immediato, perché quei 9 non contengono esattamente questi 7. Però ci sta un teorema, poi lo vedete. Chiaro? Quindi una parte libera, la cardinalità di una parte libera vi dice, vi darà un limite dal basso della dimensione, e la cardinalità di un sistema di generatori vi darà un limite dall'alto. 27 generatori, la dimensione non può superare 27. Parte libera di 12, la sua dimensione non può essere meno di 12. Quando è che io potrei dire esattamente la dimensione? Quando coincidono i due. E quando è che coincidono i due? Se riuscissi a trovare un sistema di generatori che sia anche una parte libera, quando sono sui tre assi. Allora, per esempio, R3 001 100 e 010 sono un sistema di generatori ma anche una parte libera. Allora, esercizio. Prendiamo RN. Abbiamo RN. Abbiamo. Ci avete fatto caso che i vettori non li chiamiamo mai V1, V con N? Perché? Perché usiamo la N per la dimensione, quindi i vettori li chiamiamo V1, VH, V1, VK.
Adesso in questo caso li chiamiamo Q1, Qn perché saranno tanti quanto la dimensione. Allora prendiamo Q con 1 uguale 1, 0, tutti 0. Poi Q con 2 uguale. Anzi, questi qua in realtà si chiamano E con 1, E con 2. Sono i vettori della base canonica. E con 2 sarà, chi sarà? 0, 1, 0, tutti 0. E con 3, 0, 0, 1, 0, tutti 0. Puntini e puntini, l'ultimo sarà E con N uguale 0, 0, 0, 0. L'1 si è spostato all'ultima posizione. Ora, come si fa una combinazione lineare di questi? Devo fare sommatoria per j che va da 1 fino a n di che cosa? Di lambda j e con j. E cosa viene? Per esempio, pensate, se io faccio lambda 1 e con 1 più lambda 2 con 2, cosa verrà? Lo faccio qua. Chi viene? Non viene lambda 1, lambda 2, 0, 0. È chiaro, perché dalla terza imposizione in poi sono tutti 0. Quindi moltiplicare per lambda 1, moltiplicare per lambda 2, sommati danno sempre 0. La prima posizione c'è un 1 che si moltiplica per lambda 1. La seconda posizione c'è un 1 che si moltiplica per lambda 2. E quindi quando vado a sommare darà lambda 1, lambda 2, 0. E quindi questo qua chi darà? Lambda 1, lambda 2, lambda n. Lambda 1, lambda 2, lambda 3, eccetera, eccetera. Cosa ho dimostrato? Io dico che ho dimostrato che questi vettori qua, e con 1, e con n, è una parte libera. Che significa parte libera? Che devono essere linearmente indipendenti. Che significa? Che se l'è uguale a 0, se l'è uguale a vettore nullo, la combinazione lineare, i coefficienti devono essere tutti? È vero? È certo, perché ogni coefficiente sta separato in una certa posizione. Siccome le posizioni, vettore nullo, su tutte le posizioni c'ha 0, allora trovate, quando uguagliate al vettore nullo trovate lambda 1 uguale a 0, lambda 2 uguale a 0, lambda 3 uguale a 0, lambda 4 uguale a 0, lambda n uguale a 0. Chiaro? Quindi questa è parte libera. È un sistema di generatori? Di RN? Certo, qua volete fare uscire 5, 7, 9 puntini puntini meno 1. Qua mettete 5, qua mettete 7, qua mettete 9, all'ultimo mettete meno 1. Qualunque cosa vogliate fare uscire. È quello per il segno di vettore, ma non l'ho messo da nessuna parte, quindi non è scappato. Cioè o lo metto sempre o non lo metto mai. O siccome la E la usiamo solo per i vettori della base canonica, non è necessario. Sul libro trovate messo in grassetto, oppure ci trovate anche lì, a volte ci trovate una freccetta, però più spesso in grassetto. Però l'importante è sapere che quelli sono vettori. Questi sono vettori e questi sono scalari. Chiaro? Ok. Quindi questa è una parte, è un sistema di generatori, sì. E quindi E1 E con N è una parte libera e un sistema di generatori. Questo che cosa ci dice sempre intuitivamente? Che Rn ci avrà dimensione n. Perché il sistema di generatori ci diceva, ci dava un limite dall'alto, quindi al massimo fa n. Parte libera ci diceva un limite dal basso, questo è il minimo, fa n e farà n. Però questa è un'intuizione, non è una prova. Per avere una prova bisogna innanzitutto andare a definire la dimensione.
e poi andare a vedere che questo va bene. Questo qua è un esempio di quella che poi chiameremo base. Un sistema di vettori che sia contemporaneamente parte libera e il sistema di generatori si chiama base. Per esempio, il vettore 1,1 e il vettore 3,7 in R2 sono una base. Sono due vettori, sono indipendenti. Questa qui si chiama base canonica di R. Allora, cosa si può dimostrare? Innanzitutto si può dimostrare, adesso faccio un po' una panoramica, poi andiamo a dimostrare, non so se ce la facciamo a fare queste cose già oggi, però voglio che intanto se la tela sia... Allora, cosa si può dimostrare? Si può dimostrare che per un sistema di generatori, che per un sistema di vettori, sono equivalenti tre fatti. Essere un sistema di generatori minimale. Minimale che significa? Se ce ne togli uno, non ce la fai più a generare V. Cioè, minimale che significa? Che erano tutti utili per generare V. Perché se ce ne togli uno, non ce la fai più, ti servivano tutti quanti. Minimale, devi montare un mobile, non diciamo marchio, tanto avete già capito. Allora, ci sta un insieme di attrezzi minimale. Magari se c'hai il martello, i chiodi, le cose, eccetera, non ti serve così tanta roba. Però magari alla fine una chiave a brugola ti serve sempre, chissà perché, che c'hai? Ce la mettono sempre, e un cacciavite, quello non ce lo metto perché presuppongono che tu ce l'hai, tutt'al più un martello, gli chiodi te li danno. Magari ci sono alcune operazioni che con attrezzi particolari puoi, anche in cucina, tu puoi avere un attrezzo specifico per ogni cosa, oppure puoi avere un insieme minimale che se ti arrangi ce la riesci a fare. Poi ci sono certe cose che proprio non puoi fare se non c'hai certi attrezzi. Quindi un insieme, per esempio, minimale di posate, cucchiaio, forchetta e coltello. Cucchiaino magari ti arrangi con cucchiaio, però il forchettone magari ti arrangi con la forchetta. Però se togli il coltello non puoi tagliare, se togli la forchetta non puoi acchiappare il polo, col cucchiaio è difficile, e anche col coltello. E se togli il cucchiaio non puoi perdere. Però minimale. Se il sistema di generatori minimale vuol dire che è tutto utile, di meno, quando avete un sistema di generatori l'idea è quella di togliere. Ce ne ho 15, tolgo, a un certo punto arrivo a un insieme minimale. Quando ho invece una parte libera è il contrario, già lo so che sono tutti utili, però se ce la faccio a generare tutto V, allora qual è il discorso? aggiungo, quando è che mi fermo? Quando sono arrivato a generare V mantenendo la parte libera. Quella sarà una parte libera, come si chiamerà? Massimale. Per esempio in R2 una parte libera massimale c'ha due vettori, perché quando con due vettori ci hai generato tutto non puoi aggiungere un terzo vettore mantenendo la parte libera, perché questi due già generano tutti, generano pure quelli. Quindi il concetto di parte libera è aggiungere fino ad ottenere una parte libera massimale. Un sistema di generatori invece è, scusate, una base invece è, che cos'è? Una cosa che è contemporaneamente un sistema di generatori e parte libera. Ok? Queste tre proprietà, cioè essere una parte libera massimale, essere un sistema di generatori minimale o essere contemporaneamente sistema di generatori in parte libera, sono equivalenti. Cioè, se io ho una parte libera massimale, automaticamente hanno un sistema di generatori.
Se io ho un sistema di generatore minimale, automaticamente è anche una parte libera. Se io ho una cosa che è contemporaneamente sistema di generatori e parte libera, come sistema di generatori è minimale e come parte libera è massimale. Chiaro? Queste tre proprietà sono equivalenti. Questo forse lo dimostriamo oggi. Non è difficile. E questo sarà quello appunto che diciamo corrispondente a una base. No? Quindi una base cosa sarà? Una parte libera massimale, un sistema di generatori minimale, oppure una cosa che è contemporaneamente parte libera e sistema di generatori. Quello che sarà più difficile qual è? Che se prendo due basi, allora per esempio posso avere uno spazio con una base di 7 vettori e con una base di 9 vettori, con due basi diverse, una da 7 e una da 9. Non è facilissimo, ma si dimostra che no, non è possibile. Questo però va dimostrato, perché anche se dimostriamo che quelle tre proprietà sono equivalenti, non sarà scontato che, perché io ce n'ho 7, poi dall'altra parte ce n'ho 9. Però non è che se i 9 contenevano quei 7 era facile, perché questi generavano gli altri due. Però magari i 9 sono completamente diversi. E allora mi dovrò ingegnare in qualche altro modo. Però questi concetti devono essere fondamentali. Ora vediamo, prima di dimostrare queste cose, vi cambio ancora un po' la prospettiva. Andiamo a vedere un'altra cosa, dovete applicare questi stessi concetti allora. Sia V uno spazio vettoriale sul campo K. Prendiamo lo spazio vettoriale sul campo K. Qua è una definizione, sto per definire qualcosa. V si dice di dimensione finita se esiste un numero appartenente a n e v1 va vettori di V tali che v1 VH sia un sistema di generatori di V. Ok. Quindi noi diciamo che uno spazio vettoriale di dimensione finita se ha un sistema di generatori di lunghezza finita. Ok? È coerente questa definizione con i concetti che abbiamo introdotto fino adesso? Sì, perché se i generatori fossero 15, avevamo detto che quando andremo a definire la dimensione dovrà non superare 15 e quindi in particolare dovrà essere finito. Oh, vediamo un po'. Mi sapete fare, allora, quando è? Da questa definizione segue che per sapere se uno spazio è di dimensione finita basta trovare un certo numero di vettori che fanno da generatore, ok? E come faccio a vedere se uno spazio vettoriale non è di dimensione finita?
Allora, supponiamo di trovare uno spazio in cui c'ho un vettore ed è parte libera, ho due vettori e sono parte libera, ho tre vettori e sono ancora parte libera, ho quattro vettori e sono ancora parte libera, e via così. Può essere di dimensione finita? Se non finisce, no. Se posso oltrepassare qualunque H, no, perché mettiamo che abbia un sistema di vettori, di generatori di 100 vettori, ok? Allora, che succede? Succede che quando io vado a prendere lo spazio generato da questi vettori, il primo vettore può stare dentro questo spazio, il secondo vettore è tutto V, quindi il primo vettore parte libera sta qua dentro, il secondo vettore sta qua dentro. Quando arrivo a 100, la mia parte libera deve generare per forza tutti i vettori di quello, dello stesso sistema di generatori, almeno, e quindi deve generare per forza un doppio. Quando andrò a prendere il 100esimo vettore, non sarà più parte libera, quindi le due proprietà sono contraddittorie tra di loro. Quindi questo lo vedremo meglio quando faremo quelle dimostrazioni che vi dicevo prima. Però per trovare uno spazio vettoriale di dimensione infinita, effettivamente quello che serve è proprio trovare una successione di vettori che siano, che anche a qualunque H mi fermi costituiscono una parte libera. Mi sapete fare un esempio di uno spazio vettoriale di dimensione non di dimensione finita, più precisamente? Prendiamo i polinomi. Allora, per generare i polinomi, che cos'è un polinomio? Per esempio, un polinomio di grado 3, che cos'è? Come si scrive? Ax cubo più b squadro più cx più d. Combinazione lineare? Di che? Allora, chi sono i coefficienti? A, b, c, d. E chi sono i vettori? 1, la funzione 1, il polinomio 1 che è di grado 0. Poi la x, poi x quadro, poi x cubo, al contrario, perché ho fatto ABCD. Ok? Quindi io ho 1, poi ho x, poi ho x quadro, poi ho x cubo. Faccio tutte le combinazioni lineari, ottengo tutti i polinomi di grado 3. Ora questi sono una parte libera, 1, x, x quadro, x cubo. Se li uguaglio alla funzione nulla, si possono fare quattro conti e si vede che A, B, C e D devono essere tutti 0. Se li uguaglio alla funzione nulla, per esempio, calcolate il polinomio in x uguale a 1, allora viene A più B più C più D uguale a 0. Calcolate in meno 1, allora vi viene meno A più B meno C più D uguale a 0. Calcolate in altri due punti, fate il sistema e vedete che tutti e quattro i coefficienti devono essere tutti. Ok? Quindi sono parte libera. Con questi vettori qua, cos'è che non posso generare? Con i vettori 1, x, squadri, scudo. Un polinomio che non posso, sicuramente non posso generare, qual è? X alla 4. Allora, con 1 ci genera i polinomi di grado 0. Con 1 e x ci genera i polinomi di grado 1. Con 1 x e x quadro quelli di grado 2 e via così. I polinomi sono uno spazio vettoriale? Sì, una combinazione lineare di polinomi e polinomi. Le funzioni sono uno spazio vettoriale, se faccio combinazione lineare di polinomi non esco dallo spazio vettoriale. Quindi è un sottospazio vettoriale, lo spazio vettoriale. È chiaro? Quindi sono uno spazio vettoriale. C'è dimensione finita? No. Che 1
è parte libera, 1x è parte libera, 1xx quadro è parte libera, 1xx quadro cubo è parte libera, e così via così. Ci sta un sistema di generatori finito? No. Se è un sistema di generatori, per esempio, pensate a 47 polinomi. Questi possono generare uno spazio, un sottospazio, un spazio di polinomi, dimensione fino a 47, ma qual è il polinomio di grado massimo che posso ottenere? Devo prendere il grado massimo che compare nei polinomi, se in quei 47 polinomi al massimo arrivo al grado 72, non potrò generare mai un polinomio di grado 73, mai. E neanche tutti i polinomi di grado 72, perché appunto non ce la farei con 47. Qual è la dimensione dello spazio dei polinomi di grado minore o uguale di 3? Quelli a x cubo più bx quadro più cx più b. Che dimensione fa? No? Quali sono i coefficienti? 4. Che i vettori di dipendenza sono 4. 1, x, x quadro. Chiaro? È un po' più chiaro adesso? Allora, facciamo così, diciamo qualche altra cosa per riempire 9 minuti e le dimostrazioni le facciamo lunedì, perché di mattina siamo più freschi. Allora, vediamo un po'. Ecco, introduciamo un altro concetto. Prendiamo il vettore 1, 3. Siamo in R2. Sapete disegnare un vettore ortogonale rispetto a questo? Lo dovreste sapere anche dalle superiori. No, 3 e 1 con fischio ortogonale. 3 meno 1. Cioè, se scambiate le coordinate, cambiate segno a 1, mi presenta un altro modo, chi era? Meno 3, 1. Meno 3, 1. Che poi, guarda caso, l'ho posto io. Un altro vettore ortogonale a 3, 1, a 1, 3? 1 meno un terzo. 1 meno un terzo. 6 meno 2 è più facile. Cioè, ovviamente, una volta che questo è ortogonale a questo, in R2, quali sono quelli ortogonali? Solo quelli proporzionali. Ecco, mo in R2 la dimensione è 2, quindi avete un vettore, quello ortogonale. Può capitare che un vettore, che due vettori non nulli e ortogonali siano dipendenti? Che significa dipendenti per due vettori?
che dovrà essere a linee allineati. Se sono ortogonali, sono allineati. Adesso pensiamo all'R3. Che significa per tre vettori essere dipendenti? Che significa che tre vettori sono indipendenti? Lasciate perdere il vettore ortogonale. Non essere contenuti nello stesso piano. Per quattro vettori non essere contenuti in uno spazio tridimensionale, cioè non avere in generale che non ci sia una combinazione lineare nulla con coefficienti non tutti nulli, che significa la dimensione si riduce di quello che genera e quindi sono contenuti in uno spazio più piccolo. Quindi tre vettori in R3 sono indipendenti se solo se sono non nulli e comunque se non sono contenuti nello stesso piano, perché se uno è nullo è chiaramente sono contenuti in un piano, basta dire non contenuti nello stesso piano. Prendete tre vettori non nulli ortogonali a due, cioè questo è ortogonale a questo è ortogonale a questo e questo è ortogonale a questo. Possono essere dipendenti? No, perché voi avete il primo, cioè avete il secondo che è ortogonale rispetto al primo e ci fate il piano. Il terzo è ortogonale a tutti e due, quindi non è contenuto nel piano che genera tutti. Allora, questo è un concetto generale. Vedremo che in Rn, una volta definita l'ortogonalità in Rn, che se io ho 7 vettori ortogonali in Rn, questi 7 vettori sono indipendenti sempre. Di conseguenza, se siamo in R6, quanti vettori a 2 ortogonali posso trovare in R6? Al massimo 6. Perché se ne trovavo 7 erano indipendenti e allora R6 c'era almeno di mezzo 7 e non può essere. Quindi un altro modo di trovare una base in Rn più semplice, quale può essere? Prendo un vettore, prendo un secondo vettore ortogonale rispetto al primo, prendo un terzo vettore ortogonale rispetto ai primi due, prendo un quarto vettore ortogonale rispetto ai primi tre. Quando arrivo a n ho finito. In questo modo c'è, poi lo vedremo, si chiama ortogonalizzazione di Lagrange. Partite da una base e la riconducete a una base ortogonale. Oppure partite da un qualunque sistema di vettori, se sistema di generatori, e lo riconducete da una base ortogonale. Va bene, però aggiungiamo.